Sta qua, io. 7, 6, 5, 4. È partito da gas! Un minuto di gara, posizioni, Magno Cavallo Ferrari, Capuano con la seconda Ferrari, Attura con la Toro Rosso, Morgagni con la Renault, Sarra con la Caterham, Manciocchi con la Esket, De Caro con la Benetton, Urbani con la Caterham, Cassarino con la Williams, Zaninelli con la Brabham, De Vincentis con la McLaren Vodafone, Cardelli con la Red Bull, Barbera Riccardo con la seconda Renault, Cutugno Daniele con la seconda Red Bull, Gian Roberto Fermo. Posizioni invariate al comando le due Ferrari che dopo aver monopolizzato la prima fila in qualifica sembrano scappare anche durante il GP, ma c'è bagarra tra loro due, grande bagarra tra le due Ferrari di Magno Cavallo e Capuano, che sono primo e secondo, primo Magno Cavallo, secondo Capuano, a seguire la Toro Rosso di Andrea Attura, seguita da vicinissimo da Davide Morgagni che adesso tenta l'attacco con la sua Renault IMG. Stanno per andare a doppiare una Red Bull in difficoltà. Le due Ferrari sempre al comando, velocissime. Adesso comincia anche per loro i doppiaggi. Pit lane aperta da questo momento. Pit lane aperta per il primo pit stop. Entra la Benetton a fare il primo pit stop, seguita dalla McLaren Vodafone. Quello lo devi rifare. La Williams di Cassarino deve rifarlo il primo pit stop, eh? Posizioni, sempre Magno Cavallo e Capuano con le due Ferrari, seguiti dalla Toro Rosso di Andrea Attura che adesso ha preso un po' di margine sulla Renault IMG di Davide Morgagni, seguiti poi da Marco Sarra con la Caterham, da Manciocchi con la Esket, da Daniele Cutugno e Massimo Cardelli con le due Red Bull, Zaninelli con la Brabham, De Caro con la Benetton, Barberi con la IMG, la seconda Renault, poi abbiamo De Vincentis con la McLaren, Urbani con la seconda Caterham, Cassarino con la Williams e Giorgio Alberto con la seconda Esket che è fermo. Sbaglia il pit stop una delle due Ferrari. Errore nel pit stop di una delle due Ferrari, vediamo se cambia la classifica. Errore anche per la Renault IMG. Adesso abbiamo la classifica, Capuano con la Ferrari ha sorpassato Luca Magno Cavallo con la seconda Ferrari, terzo Manciocchi con la Esket, quarto Morgagni con la Renault IMG, quinto Attura con la Toro Rosso,
sesto Cardelli con la Red Bull, settimo Sarra con la Caterham, ottavo Cutugno con la Red Bull, poi abbiamo De Caro, Benetton, De Vincentis, McLaren, Vodafone, Zaninelli, Brabham, Urbani, Caterham, Barberi, Riccardo, Renault, ING, Cassarino con la Williams. Ancora 2 minuti di pit lane aperta per il primo pit stop, poi sarà chiusa. Posizioni. Magno Cavallo con la Ferrari, Capuano, seconda Ferrari, Manciocchi con la Esket, Morgagni con la Renault ING, Attura con la Toro Rosso, Sarra Caterham, Cardelli e Cutugno con le due Red Bull, De Caro con la Benetton, De Vincentis con la McLaren, Zaninelli con la Brabham, Urbani con la Caterham, Cassarino con la Williams e Barberi con la seconda ING. Cutugno Daniele sta girando fortissimo in 14.6, ma naviga in ottava posizione. Allora, posizioni, pit lane chiusa, posizioni dopo il primo pit stop. Magno Cavallo con la Ferrari, seguito da Capuano con la seconda Ferrari, Davide Morgagni con la Renault ING, quarto Attura con la Toro Rosso, quinto Sarra con la Caterham, sesto Manciocchi con la Esket, settimo Cardelli, Red Bull, Cutugno, ottavo Red Bull, De Caro, Benetton, De Vincentis, McLaren, Vodafone, Zaninelli, Brabham, Urbani la seconda Caterham, Cassarino, Williams, Barberi con la seconda Renault. Best lap per Magno Cavallo, 14.647. Posizioni, sempre le due Ferrari al comando, con Magno Cavallo che per un errore a pit stop è riuscito a sorpassare Antonio Capuano, il compagno di squadra. Terzo Morgagni con la Renault ING, quarta Toro Rosso con Andrea Attura. Ricordiamo che Antonio Capuano sulla seconda Ferrari è il campione in carica del Team Italian Series. Strilla più perché Daniele Cutugno con la Red Bull, pur continuando a girare fortissimo, non riesce a risalire posizioni, è sempre in ottava posizione dietro al compagno di squadra Massimo Cardelli e davanti alla Benetton di De Caro. Capito, sbagli! Che silenzio sul palco, ragazzi! Apriamo la pit lane per il secondo pit stop. Pit lane aperta in questo momento per il secondo pit stop. Abbiamo 5 minuti per effettuare il secondo pit stop. Secondo pit stop per la Benetton di De Caro. Pit stop anche per la Brabham di Zaninelli. Al debutto con una nuova macchina, la MD, macchina spagnola. Interno, grazie. Posizioni, sempre Magno Cavallo con la Ferrari al comando, seguito da Capuano con la seconda Ferrari, Attura Andrea, terzo posto con la Toro Rosso, Morgagni con la Renault ING al quarto posto, poi abbiamo Manciocchi con la Esket, Cardelli Massimo che è risalito in sesta posizione,
passando Marco Sarra che è settimo con la Caterham, Cudogno Daniele ottavo con la Red Bull, De Caro con la Benetton nono, poi abbiamo De Vincentis, McLaren, Vodafone, Zaninelli, Urbani, Cassarino e Barbei. Si marcano strettissime le due Ferrari anche in questo pit stop, ma non sono cambiate le posizioni, nessuno ha fatto errori. Tra 3 minuti chiuderà la pit lane. Così, ma come si fa? Cinque minuti al termine. Posizioni: Magno Cavallo, Capuano, Appura, Morgagni, Manciocchi, Cardelli, Sarra, Cudugno, De Caro, De Vincentis, Urbani, Zaninelli, Cassarino, Barberi. Le due Ferrari a comando. Ancora un minuto e mezzo per la chiusura della pit lane. Posizioni: Magno Cavallo, Capuano, due Ferrari, seguite dalla Renault ENG di Davide Morgagni, che poi è seguita a sua volta dalla Esket di Manciocchi e dalla Toro Rosso di Andrea Attura. Poi abbiamo la Red Bull di Cardelli, Sarra con la Caterham, Cudugno con la Red Bull, De Caro con la Benetton, De Vincentis con la McLaren, Urbani con la Caterham, Zaninelli con la Brabham, Barberi, Cassarino, scusate, con la Williams e Barberi con la Renault. Secondi alla chiusura della pit lane. Sì, perché mi sto a far di pezzi. Magno Cavallo, Capuano che adesso fa il best lap in 14.6. Manciocchi adesso è terzo, ha passato Davide Morgagni. Pit lane chiusa in questo momento. Posizioni: Magno Cavallo, Capuano con le due Ferrari, Manciocchi terzo con la Esket, quarto Morgagni con la Renault, quinto Attura con la Toro Rosso, sesto Cardelli con la Red Bull, settimo Sarra con la Caterham, ottavo Cudugno con la Red Bull, nono De Caro con la Benetton. Poi abbiamo De Vincentis con la McLaren, Zaninelli, Brabham, Urbani, Caterham, Barberi, Renault, Cassarino, Williams. Un minuto e 20 al termine. Sì.
termine Magno Cavallo, Capuano, Manciocchi, quindi le due Ferrari e la Esquet nelle prime tre posizioni, quarto Attura con la Red Bull, quinto Cardelli, risalito Cardelli, grande gara con la sua Red Bull, quinta posizione Sarra Marco con la Caterham, sesto Morgani Davide, un crollo negli ultimi giri con la Renault, settimo Cudun della Nera, l'ottavo con la seconda Red Bull, De Caro, Benetton, De Vincentis, McLaren, Vodafone, Zaninelli, Brabham, Urbani, Caterham, Barberi e Cassarino. 10 secondi al termine. Mi raccomando, poi tutte le macchine in verifica e al servizio raccolta per la Super Bowl Rally. Tutte le macchine sono stoppate, potete scendere. Classifica finale: Magno Cavallo, Capuano, Manciocchi, Attura, Cardelli, Sarra, Morgagni, Cutugno, De Carlo, Vincenti, Zaninelli, Urbani, Barberi, Cassarino.